Ciao a tutti, io sono Claudio D'Angelis e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio di Google Developers Live Italia dedicato a Dart. In questo episodio vedremo la libreria Dart Web UI, ovvero una libreria che ci consente di utilizzare Web Components e Model Driven Views all'interno delle nostre applicazioni. Ovvero abbiamo la possibilità di utilizzare modelli, interazioni, espressioni condizionali ed elementi personalizzati che possono essere importati nella nostra libreria, nella nostra applicazione, scusate, oppure possono essere distribuiti in modo tale da consentire ad altri sviluppatori di importarli nei loro progetti. Ora, prima di cominciare, vediamo una panoramica molto veloce delle Model Driven Views. In pratica, nella prima parte della slide, nella prima sezione, vedete, questo è un modello che ha questi due segnaposto, titolo e soggetto. Questi due segnaposto, delimitati da due parentesi graffe, vengono sostituiti dopo la compilazione con i valori correnti del codice Dart incluso nell'applicazione. E il risultato è questo che vedete nella terza parte della slide. Quindi l'identificatore titolo è stato sostituito con esempio, mentre soggetto è stato sostituito con Word. Adesso vediamo altrettanto velocemente in cosa consistono invece i Web Components. E come abbiamo detto in apertura, non sono altro che elementi che hanno nomi personalizzati ai quali possiamo passare determinati attributi. Quindi, in questo caso, nel caso del primo elemento, gli passiamo network e username, mentre al secondo aggiungiamo l'attributo display name. Come vedete, il primo elemento è stato nel primo elemento c'è la stringa me, che è una stringa di default, che viene, mentre nel secondo, anziché avere me, abbiamo Developers Italia, perché abbiamo definito esplicitamente il nome da visualizzare. L'esempio completo di questi pulsanti lo vedremo tra poco. Ora, prima di iniziare, vi ricordo che il codice che ci apprestiamo a vedere è già disponibile su GitHub a questo indirizzo che vedete nella slide. Allora, vediamo un primo esempio di Model Driven Views. Questo esempio è molto simile a quello visto in apertura. Abbiamo questa semplice pagina web che ha questi segnaposto: username, nome, cognome, permessi, e come vedete possiamo utilizzare anche metodi ed attributi di una variabile. Quindi in questo caso abbiamo la lunghezza della stringa username. Questi valori saranno sostituiti con i valori definiti in queste variabili. Questo è uno script Dart incluso nella pagina. E questo avverrà dopo la compilazione. Per la compilazione abbiamo bisogno di creare un file che convenzionalmente è chiamato build.dart, che avvia la funzione di compilazione sul file index.html, producendo in output la cartella out che vedete qui, che è stata creata all'interno della cartella web. Ora vediamo il risultato della compilazione. Ecco qui, e come ci aspettiamo, username è stato sostituito con m.rossi, nome e cognome sono stati sostituiti da Mario Rossi e così via. Abbiamo anche la possibilità di interpolare più stringhe, quindi in questo caso, se io modificassi questa riga aggiungendo un più, otterrei lo stesso risultato. Anzi, in realtà bisognerebbe aggiungere lo spazio e così otterrei esattamente lo stesso risultato. Ora, vediamo un altro esempio leggermente più complesso. È possibile, infatti, che i valori in un'applicazione in Dart cambino con il tempo.
abbiamo la possibilità, grazie alla libreria WebUI, di osservare questi cambiamenti e fare in modo che i cambiamenti si riflettano anche sull'HTML. Quindi nel momento in cui in Dart una variabile cambia di valore, cambia automaticamente anche in HTML. Ora, per fare questo, dobbiamo definire una variabile come observable, quindi dobbiamo aggiungere questo decoratore che si trova, la cui definizione si trova all'interno della libreria WebUI, che in questo caso dobbiamo importare esplicitamente. E come vedremo, al cambiamento di username cambierà anche la stringa visualizzata nell'HTML. Ora, per effettuare questo cambiamento, io ho aggiunto due bottoni. Il primo cambia il valore di username, mentre il secondo cambia il valore dei permessi. Come vedremo, benché sia cambiato il valore di permessi, questo cambiamento non si rifletterà sull'HTML, proprio perché non abbiamo aggiunto il decoratore observable alla definizione di permessi. Allora, vediamo in pratica. Esempio numero 2. Eccolo qui. Allora, abbiamo m.rossi, io cambio lo username, e eccolo qui che cambia immediatamente e diventa mario.rossi. Ovviamente è cambiata anche la lunghezza e, come vedete, il cambiamento è stato effettuato anche nell'HTML. Provando invece a cambiare i permessi, come vedete non accade nulla. Ora, c'è un altro modo per tenere sincronizzati i valori fra Dart e HTML ed è chiamato Two-Way Data Binding. Ovvero, è possibile fare in modo che il valore in Dart venga cambiato da HTML e viceversa. Per fare questo io ho aggiunto un campo di input al documento e ho aggiunto questo input l'attributo bind value con valore username. Questo significa che questa casella di input sarà collegata alla variabile username, quindi modificando il valore in input sarà modificata il valore della variabile in Dart e di conseguenza sarà modificato l'output in HTML. Facciamo immediatamente la prova. Questo è l'esempio numero 3. Eccolo qui, questo è il nostro campo di input. Noi lo modifichiamo, diciamo Mario.rossi, e come vedete cambia immediatamente lo username nell'HTML. Ok, adesso andiamo avanti e mostriamo le iterazioni, come accennato nell'apertura di questo episodio. Allora, prendiamo l'esempio numero 4. Eccolo qui. Allora, innanzitutto ho fatto una piccola modifica al codice in Dart. Ora, le variabili sono attributi di una classe, la classe utente. Questa classe viene istanziata 3 volte e le 3 istanze della classe vengono aggiunte ad una lista chiamata appunto utenti. Poi ovviamente la funzione mail valorizza tutti i campi. Ora, se noi aggiungiamo al contenitore del nostro modello l'attributo template iterate con il valore utente in utenti, verrà istanziato questo blocco HTML tante volte quante sono le istanze di utente nella lista utenti. Quindi utenti è il nome della lista, mentre utente è l'identificatore che viene usato all'interno di questo ciclo. Quindi per reperire il valore di username stavolta dovremo utilizzare questa struttura, quindi utente che è l'identificatore punto username. Ora avviamo l'esempio, abbiamo detto il numero 4, giusto? E come vedete questo blocco
il codice HTML è stato istanziato 3 volte, quindi abbiamo l'istanza per Mario Rossi, per Luigi Bianchi e per Antonio Verdi. Ora aggiungiamo qualcosa in più a questo codice, ovvero aggiungiamo la possibilità di utilizzare espressioni condizionali. Per esempio, noi vogliamo che vengano istanziati solo i blocchi HTML solo nel caso in cui l'utente non abbia i permessi di utente regolare, quindi che sia un amministratore o un moderatore nel caso del nostro esempio. Quindi apriamo l'esempio numero 5 e come vedete all'interno del modello aggiungiamo un altro template che viene istanziato solo se il valore di permessi dell'utente sia diverso da utente. Noi abbiamo definito nel codice d'arte che l'utente Antonio Verdi abbia come permessi utente, quindi ci aspettiamo che questo non venga mostrato nell'HTML. Vediamo, apriamo l'esempio numero 5. Infatti, ecco, vedete, non viene istanziato. Ora, tornando al discorso dei valori che cambiano nel tempo, facciamo un esempio leggermente più complesso, esempio numero 6, e in questo esempio, in questo documento, aggiungiamo un bottone che all'evento on click avvii la funzione cambia. Questa funzione cosa fa? Cambia i permessi della terza istanza di utente e li cambia in admin. Quindi inizialmente il terzo utente non viene istanziato, quindi il blocco HTML relativo al terzo utente non viene istanziato perché non è verificata questa condizione. E vedremo che alla pressione del click invece il codice si comporterà come se avessimo definito come observable la variabile permessi. Infatti, come vediamo, se noi lanciamo l'esempio numero 6, vedete, inizialmente abbiamo solo i primi 2 utenti. Cambiamo i permessi ed ecco qui che appare anche il terzo utente, che adesso è admin. Quindi adesso è verificata la condizione il futuro sia diverso da utente. Perfetto. Ora passiamo invece a vedere qualche esempio relativo ai web components. Allora, un web component ha questa struttura: ha la definizione dell'elemento e un codice DART associato in cui viene definito il comportamento di questo componente. Ora, quindi abbiamo detto, diciamo che nel file HTML viene definita la parte grafica del componente, mentre nel file.dart viene definita la parte logica del componente. Allora, un componente viene dichiarato così. Abbiamo innanzitutto l'elemento element che ha questi 3 attributi, name, constructor e extends. Name definisce il nome dell'elemento, quindi l'elemento con cui dovrà essere istanziato. Per esempio, noi abbiamo visto in apertura l'elemento social button, instanzieremo invece questo elemento con X countdown. Ok. Ora, constructor indica il nome del costruttore di questo elemento, il costruttore in Dart che vedremo tra poco, mentre l'attributo extends definisce l'elemento nativo che questo elemento personalizzato andrà ad estendere.
All'interno del tag element abbiamo il tag template, che è quello che verrà istanziato all'inserimento nel DOM del web component. Abbiamo questo è opzionale, l'elemento content, che verrà sostituito con gli elementi nidificati nell'elemento personalizzato. E poi questo, vedete qui abbiamo la variabile count, la variabile inizio, fine e come abbiamo visto nell'esempio precedente, un bottone che quando è verificato l'evento on click avvia la funzione avvio. Prima della chiusura dell'elemento è necessario ovviamente includere il file dart, in questo caso è countdown.dart. Ora, vediamo in cosa consiste il file.dart. Allora, innanzitutto dobbiamo importare la libreria WebUI, perché in questa libreria è definita l'interfaccia WebComponent, che è una classe astratta, che viene estesa dalla classe countdown component. Ora, molto semplicemente, questo componente non è nient'altro che un contatore che viene istanziato e alla pressione di un bottone inizia un conto alla rovescia. Adesso, vediamo come viene istanziato un componente. Innanzitutto dobbiamo importarlo nel nostro documento. Per fare questo utilizziamo il tag link, che come attributo rel ha import, e come hypertext reference ha il percorso del componente, quindi in questo caso è components slash countdown.html. Ora, ci sono due modi per istanziare un componente. Il primo modo, che è quello più leggibile se vogliamo, è utilizzare il nome dell'elemento, quindi x, in questo caso è x-countdown. Oppure abbiamo la possibilità di istanziarlo con quest'altra forma, utilizzando l'elemento nativo che il componente estende e passando l'attributo is con il valore del nome dell'elemento. Come vedete, passiamo al nostro componente al momento nel momento in cui viene istanziato, passiamo alla variabile count e il conto alla rovescia comincerà comincerà da questi momenti. Facciamo subito un esempio. Esempio 1 Ok, eccolo qui. Come vedete, queste sono le tre istanze del nostro contatore. Se abbiamo il primo, vedete che ci dice la data di inizio del countdown, e quando finirà, ovviamente, ci dirà la fine del countdown, e così via. Ovviamente sono processi separati, quindi non interferiscono l'uno con l'altro. Ora, prima di chiudere, vediamo un esempio di web component un po' più complesso, che è quello che abbiamo visto in apertura, ovvero il pulsante social.
Apriamo le definizioni del componente. Allora, quindi questa è la definizione della parte grafica del componente. Quindi, come abbiamo detto, il nome è social button, il costruttore sarà social button component, che estende un elemento, che estende l'elemento div. Questa, vabbè, è la definizione dello stile. E come vedete sarà istanziato questo template che avrà un paragrafo con questo elemento anchor, sarà un link. Ok, vediamo il codice DACP, interessante in questo caso, e vediamo che abbiamo come ho detto prima, la classe socialButtonComponent che estende la classe astratta o interfaccia WebComponent, e questi sono tutti i valori tutti gli attributi di questa classe. Vediamo il risultato. Eccolo qui. Allora, quindi nel caso del primo elemento abbiamo passato il valore display name, il network e lo username. Cosa succede all'interno del codice quando gli vengono passati questi attributi? Lui utilizza la variabile network per andare a trovare, insomma, il colore di sfondo che deve avere l'elemento. Poi, avendo definito esplicitamente il valore di display name, qui con Pippo, questo valore viene associato al valore di name. Nel caso invece, nel caso del secondo elemento in cui non viene reso esplicito il nome da visualizzare, questa variabile avrà valore mi. Quindi, come vedete, per il primo e l'ultimo elemento abbiamo un nome visualizzato, tipo Developers Italia, mentre per il secondo e il terzo abbiamo me, perché non abbiamo reso esplicito lo username. Ovviamente al click questi bottoni porteranno all'indirizzo del profilo rispettivamente di Twitter, Facebook e Google+. Ok, per questo episodio è tutto. Io vi ricordo che il codice che abbiamo visto è disponibile su GitHub a questo indirizzo, e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio.